Buongiorno a tutti. In questo breve video vi mostro come impostare un orologio per un match di backgammon. In realtà, gli orologi che si usano nel backgammon sono orologi per gli scacchi, ma occorre variare qualche impostazione. Per il backgammon ci sono delle impostazioni un po' particolari e diverse dal solito. Un elemento che complica un po' l'operazione è il fatto che nei tornei potete trovare degli orologi di tipo diverso e ogni orologio ha le sue particolarità. In questo video vediamo gli orologi leap, che sono degli orologi piccoli ma molto pratici ed economici. Se vi interessa acquistare questo orologio, trovate un link in descrizione. Impostare l'orologio è un'operazione, appunto, abbastanza semplice, ma vi assicuro che molti giocatori, anche esperti, non lo sanno fare e preferiscono rivolgersi al direttore del torneo o all'avversario o a un altro giocatore. Io vi suggerisco di imparare a impostare l'orologio. È un'operazione semplice, vi rende indipendenti e semplifica anche il lavoro della direzione del torneo, oltre a farvi risparmiare del tempo e permettervi di iniziare il vostro match in tutta tranquillità. All'accensione l'orologio parte con le impostazioni precedenti, quindi è possibile che non dobbiate modificare niente. In questo caso l'orologio è impostato per un match agli 11 punti. Supponiamo di dover giocare un match ai 9 punti, quindi 18 minuti di bank time. Allora, per modificare l'impostazione dobbiamo premere il tasto centrale per qualche secondo, sinché non vedete che lampeggia la prima cifra. Ecco, adesso lampeggia lo 0. Noi non dobbiamo modificare lo 0, quindi confermiamo sempre con questo tasto. Invece qui dobbiamo scendere a 1, quindi tasto meno, premiamo e si porta a 1. Confermiamo col tasto centrale. Qui dobbiamo arrivare a 8, quindi aumentiamo. No, ho fatto meno, possiamo anche fare meno, non cambia. Arriviamo a 18. Confermiamo. Confermiamo lo 0 e vedete che anche l'altro lo porta a 18. Confermiamo, partono entrambi con lo stesso tempo, ma sarebbe possibile mettere un tempo diverso per i due giocatori. Ok, qui bonus. Nel sistema che viene utilizzato normalmente nel backgammon è 0. Quindi confermiamo. Dobbiamo premere per 4 volte il tasto centrale e arriviamo al delay. Delay che deve essere 12 secondi. È già impostato a 12 secondi, ma questo valore può essere modificato a piacimento con lo stesso sistema. Col tasto più aumentiamo, col tasto meno diminuiamo. Sempre la cifra che sta lampeggiando. Col tasto centrale confermiamo, quindi confermiamo l'1, confermiamo il 2 e anche qui confermiamo 1 e 2. Confermiamo ancora. Adesso per uscire dall'impostazione dobbiamo premere nuovamente il tasto centrale per qualche secondo, sinché
non smette di lampeggiare. Quindi premiamo. Eccolo qua. Siamo pronti per partire. Quindi va premuto il tasto per partire e poi possiamo giocare tranquillamente il nostro match. Quindi, come avete visto, molto semplice, non si può sbagliare. Dovete controllare, ecco, la cosa importante è controllare quando avviate per la prima volta che il delay sia effettivamente 12 secondi. Quindi avviamo. Vedete 12 e 12. Quindi possiamo andare tranquilli. Grazie dell'attenzione e arrivederci.